Tanto sta arrivando anche qualcun altro così. Non sento. Sì, un secondo solo. Allora, intanto vi chiedo cortesemente quindi di abbassare anzi di spegnere se possibile il microfono in modo tale che non ci siano rumori di sottofondo. Adesso stiamo solo aspettando un minuto, intanto che entrino le ultime persone che si stanno collegando e poi vediamo. Se riusciamo a far partire, ecco qua la diretta Facebook, ci siamo. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Io sono Veronica Dini e sono la referente, la presidente dell'associazione Circola. E sono molto lieta di dare l'avvio a questo ciclo di tre, anzi quattro incontri, sono 3+1, come forse avete visto anche dal programma che poi ricondivideremo. Sono tre incontri più uno appunto relativi al tema beni comuni, acqua, bene comune e monitoraggio civico che nascono nell'ambito di un'esperienza che sono altrettanto e ancora più lieta in realtà di annunciare, di presentare, di raccontare in questa sede insieme a Gianni Pampurini innanzitutto che è il presidente dell'Osservatorio Lambro Lucente e al Comune di Milano che è rappresentato qui già da qualche presidente di municipio che per il momento abbiamo il 3 e il 4, ma adesso vediamo se riusciremo ad avere fra di noi anche altri rappresentanti e l'assessora Lipparini che ci raggiungerà più tardi. Ho evocato questi tre soggetti, Associazione Circolo, Osservatorio Lambro e il Comune, perché sono appunto i tre soggetti, le tre parti di una nuova avventura, di un patto di collaborazione che è stato stipulato a fine agosto, un po' insomma in corner con l'estate, e che riguarda appunto il fiume Lambro, ed è un'esperienza che nell'ambito dei beni comuni credo sia davvero particolarmente significativa, innovativa, che sia un po' una sfida che certamente intanto i firmatari per primi raccolgono, ma che è estesa naturalmente a tutta la comunità, a tutta la cittadinanza e che quindi anche attraverso queste occasioni cerchiamo, come dire, di coinvolgere e di avviare. In due brevissime parole, poi ripeto, ne parlerà credo anche Gianni Pampurini, il patto di collaborazione che è stato firmato è sostanzialmente un accordo fra l'Osservatorio Lambro, di cui l'Associazione Circola è socia, e il Comune di Milano, che ha due elementi fondamentali di contenuto. Il primo è quello di riconoscere il Lambro nel tratto milanese come bene comune ed è un po' il tema che lancia anche l'incontro di oggi, e cioè il fiume bene comune, l'acqua bene comune, che cos'è, che cosa significa. L'altro elemento che è collegato naturalmente a questo riguarda il fatto che cosa consiste questo patto di collaborazione? In cosa consiste il coinvolgimento della comunità da questo punto di vista? Riguarda il fatto che la comunità rappresentata in qualche modo e coordinata dall'Osservatorio Lambro si farà carico di valorizzare, gestire, tutelare il fiume, ossia organizzare da una parte una serie di attività anche culturali, laboratoriali, a partire da questa, ma c'è stato anche un intervento già nell'ambito del Festival dei Depuratori, altre iniziative di cui vi daremo conto, progetti con le scuole, progetti con l'università che serviranno anche per appunto cercare di far conoscere il fiume, far conoscere tutta una serie di attività che si possono fare e valorizzarlo. Dall'altro però anche tutelarlo realmente, garantirne una salubrità e una
fruibilità, insomma, nella misura maggiore possibile. E questo verrà fatto attraverso un'attività di monitoraggio civico che per la prima volta a Milano è stato non solo riconosciuto come in altri casi, ma è stato in qualche modo istituzionalizzato. Vi dirà qualcosa appunto l'assessora Lipparini, il senso del patto di collaborazione è stato quello di istituire un tavolo, diciamo di non solo concertazione ma proprio di lavoro che veda da una parte l'osservatorio circola e quindi le parti diciamo che hanno le associazioni in qualche modo che partecipano al patto le quali daranno conto periodicamente delle attività di monitoraggio del fiume, delle acque, dello stato comunque del territorio anche intorno al fiume che appunto man mano verificheranno e dall'altra parte referenti del Comune di Milano che si faranno carico in qualche modo di ascoltare appunto quello che riusciremo a raccontare, a relazionare appunto al comune e il comune si è preso l'impegno, il carico di fare in modo di ovviamente dare una risposta nel caso in cui da questo monitoraggio emergessero situazioni di degrado o problematiche di vario tipo che appunto dovessero riguardare il fiume. Ovviamente adesso la prima parte di questo patto, delle attività che riguardano questo tipo di impegno è relativa al fatto che dovremmo stabilire con anche un ulteriore accordo bene i termini in cui questo monitoraggio civico avverrà, chi lo farà, con quali mezzi, con quali strumenti, in modo tale da poter raccogliere ovviamente dei dati che siano effettivamente utilizzabili, attendibili, eccetera. Quindi questo è il contesto molto brevemente di cui, diciamo, nel quale ci muoviamo e nel quale abbiamo pensato intanto anche di avviare questi primi incontri. Questa prima parte, questi webinar appunto di cui questo rappresenta il primo, avrà proprio come focus e come attenzione il tema dei beni comuni. Questo in particolare, questo primo, riguarda proprio il tema acqua bene comune, perché appunto questo forse è il primo patto di collaborazione in Italia che riconosce un fiume come bene comune. Allora, io farò solo una brevissima introduzione, poi lascerò la parola ai relatori che sono testimoni ed esperti che vi racconteranno e vi daranno ovviamente il loro punto di vista. Allora, il tema di a chi appartenga l'acqua, se l'acqua sia un bene comune o meno, è ovviamente, come dire, un interrogativo che da un certo punto di vista le società si sono sempre poste. E la differenza, come dire, e l'attenzione che abbiamo oggi è che naturalmente la crisi planetaria, climatica, ambientale che ci troviamo a vivere rende probabilmente questo interrogativo oggi e soprattutto rende le risposte che daremo a questo interrogativo molto più attuali e urgenti. Non è una questione solo intellettuale, è una questione operativa, pratica, di grandissima rilevanza. Anche perché il peggioramento di queste crisi ambientali e quindi anche la sempre maggiore scarsità di questa risorsa, tra le altre cose, sta determinando, nella migliore delle ipotesi, se volete, nuovi tentativi anche di limitare, di ridefinire i diritti che hanno a che fare con l'acqua. Nella peggiore delle ipotesi, su scala ovviamente più ampia e globale, questi conflitti, la scarsità dell'acqua determina ormai guerre, vere e proprie guerre, e quindi migrazioni ambientali, insomma ci sono una serie di problemi che dalla scala più piccola a quella più ampia rendono davvero, secondo me, questo tema non più ineludibile. Naturalmente l'ottica con cui ci siamo mossi nell'ambito del patto e con cui le singole associazioni si muovono in questo campo è quello di ritenere evidentemente che l'acqua sia come risorsa esauribile e bene per l'essere umano, sia come elemento essenziale anche per garantire la biodiversità e comunque un ambiente ovviamente sano e salubre, sia e debba essere riconosciuto anche con passi formali come quello del patto di cui discutiamo, debbano essere riconosciuti come bene comune, perché oggi non è scontato e quindi è importante anche qualche riconoscimento formale in più.
Naturalmente poi bisogna capire che cosa questo vuol dire. Allora, certamente il riconoscimento dell'ambiente, dell'acqua, di uno specifico ambiente è importante che avvenga come riconoscimento di bene comune, ma non basta. Allora, quello che nel piccolo abbiamo cercato di fare con questo patto e che credo sia poi la cosa fondamentale da fare è quella di passare da questo riconoscimento formale all'azione in qualche modo. E allora qui si tratta non solo di rendere possibile l'accesso, la fruibilità a una risorsa indispensabile come l'acqua, quello certo, quello come dire è ovviamente il primo passaggio, ma probabilmente credo si assolutamente debba fare qualcosa di più, non è più solo un tema di accessibilità all'acqua, ma di gestione condivisa dell'acqua e quindi con ingaggio diretto delle comunità che naturalmente si assumono anche le responsabilità poi di questa gestione perché possono farlo e in molti casi lo vedremo adesso tra poco, lo sanno fare benissimo. Questo vuol dire gestione diretta, organizzazione e vuol dire tutela. Ripeto, nel piccolo questo patto di collaborazione porta proprio a valorizzare e impegnare la comunità dal semplice cittadino che porta a passeggio il cane lungo il fiume invece all'esperto, ovviamente al tecnico che si occupa di questo professionalmente, lo ingaggia per una tutela reale, effettiva, un controllo, un monitoraggio non fine a se stesso, non statistico, ma finalizzato a individuare poi gli strumenti di cura reali, effettivi che devono essere assunti dall'amministrazione. Quindi questo è da una parte il contesto specifico del patto, dall'altro il contesto sempre molto brevemente, diciamo ideale, culturale, se volete, in cui questo patto si inserisce. Allora, a questo punto veramente mi taccio e do la parola innanzitutto a Gianni Pampurini, che appunto è il presidente dell'osservatorio Lambro Lucente, colui che poi coordinerà la responsabilità naturalmente maggiore, insomma, insieme a tutta la squadra di questo patto di collaborazione. E a lui, fra le varie cose che potrebbe ovviamente raccontarci, che ci racconterà e ha raccontato in altre occasioni, chiedo questo, di raccontare cosa significhi per lui personalmente, per un'associazione che ovviamente non da ora, ma da tanti anni si occupa di tutela dei fiumi e dell'Ambro, evidentemente in modo particolare, questo riconoscimento del proprio oggetto di cura come bene comune e in che cosa, come dire, in qualche modo questo patto costituisce, che tipo di, diciamo, come si inserisce questo patto nell'insieme di attività, di iniziative che già negli anni sono state portate avanti dall'Osservatorio e cosa comporterà per il futuro. Allora, do volentieri la parola a Gianni. Vediamo se adesso non ti vedo più, ci sei, palesati tu. No, ci sono, ci sono. Ci Eccolo qua. sono e grazie a tutti. Vorrei condividere adesso lo schermo perché ho una presentazione da portare, da fare vedere, insomma, quindi. Ecco, ci siamo. Allora, l'Osservatorio per il Paesaggio Fiume Lambro Lucente, questa è una squadra che è nata formalmente il 9 febbraio del 2019, però già operava da prima e già operava da prima attraverso anche un'altra associazione che attraverso tutta una serie di attività che ha fatto nel corso degli anni, a un certo punto ha pensato di ritornare sul tema dell'acqua e in particolare sul tema dell'ambro. Torno parlando di acqua bene comune, voglio ritornare a un convegno che abbiamo fatto, quasi una predizione, l'anno scorso all'abbazia di Chiaravalle, al mulino dell'abbazia. Si chiamava proprio Acqua e Territorio, Bene Comune dei Cittadini, dall'Ambro alla Vettabbia al mulino di Chiaravalle. In questo incontro si sono confrontati parecchi nostri soci, parecchi no, altri cittadini, su tematiche proprio riguardanti l'acqua, l'acqua vista dal punto di vista storico e paesaggistico nel contesto lombardo, l'acqua vista come reticolo idrico milanese, l'acqua di il sistema idrico milanese costituito dall'acqua potabile,
sistema depurativo e infine anche se è toccata la tematica dell'acqua per l'agricoltura. Quindi, come nel pomeriggio, tra l'altro, di questa giornata, si sono fatte poi delle piccole sperimentazioni proprio sull'acqua che arrivava al mulino di Chiaravalle, proprio perché già lì il tema del monitoraggio ci era molto particolarmente caro, anche perché l'acqua, se è buona, va anche monitorata e va mantenuta. Noi sappiamo che il Lambro è il nostro fiume, il Lambro è il fiume di Milano, il Lambro è un fiume che una volta era fiume pulito, successivamente si è sporcato fino ad essere praticamente considerato morto, e invece nell'ultimo trentennio, un po' per il senso così civico, ma soprattutto la cultura ambientale che è un po' cresciuta nei cittadini, e gli interventi poi che sono stati fatti col depuratore di Merone, il depuratore di Monza e successivamente il sistema depurativo di Milano che ha dato una bella botta a tutto, le condizioni del Lambro sono migliorate, nettamente migliorate. Abbiamo fatto anche dei piccoli rilievi noi in passato e abbiamo visto che l'acqua a valle del depuratore è meglio di prima, di quando ci entra, insomma. E di conseguenza il Lambro dovrà essere ancora rivalutato in questo senso. Lambro come bene comune, considero Lambro come bene comune, ma come già è stato detto anche e riconosciuto anche dal Comune di Milano, tra le altre cose, ma questo bene comune è legato al territorio e quindi anche il territorio stesso che lo circonda è un bene comune da cui non possiamo prescindere. E bene comune è un bene prioritario sul profitto dei singoli e appartiene alla collettività, la quale collettività ha però un dovere che è quello di condividere la conservazione, valorizzarlo e anche e soprattutto per le generazioni future. La Convenzione del Paesaggio, Europea del Paesaggio, aveva coniato una nuova definizione di paesaggio che riguarda il paesaggio nei suoi aspetti belli, nei suoi aspetti più brutti, praticamente facendo diventare noi, ognuno di noi, un elemento del paesaggio. E a questo punto abbiamo pensato proprio, dato che dovevamo creare qualche cosa, di creare un osservatorio per il paesaggio che abbiamo poi chiamato Fiume Lambro Lucente, da Lampros, che ci piace anche così definire come un contenitore comune democratico di idee, studi, elaborazioni e progetti condivisi. E ci metto anche proposte da fare per poter migliorare la situazione. I principali indirizzi sono ovviamente, se si vuole un bene comune, se si vuole conoscerlo, bisogna conoscerlo a fondo, se si vuole valorizzarlo per forza. Quindi uno dei punti fondamentali è la raccolta di documentazione che stiamo già facendo, sia di tipo culturale che scientifico e tecnico. Dopodiché questa raccolta di documentazione, questi documenti, queste informazioni raccolte vanno sicuramente condivise per coinvolgere i cittadini in maniera attiva. E i cittadini vanno sensibilizzati perché si deve formare una comunità sui temi del paesaggio. Abbiamo avuto una particolare attenzione sempre ai giovani e al mondo della scuola e quindi ci siamo anche un po' proposti come un modello, se vogliamo, culturale, scientifico, documentale e organizzativo sul territorio. Ecco, quando è nato l'osservatorio, abbiamo pensato a un grosso progetto che fosse, l'abbiamo chiamato Occhi sul Lambro, che è un progetto esteso dove però si incrociano dei vari filoni di lavoro con varie attività, iniziative e sottoprogetti. Questo qui è un progetto da cui si vede appunto che c'è un discorso anche di valorizzazione sul territorio del turismo e dei prodotti locali, un'identificazione dei punti di interesse sul territorio, ma soprattutto c'è il tema del monitoraggio che abbiamo fin da allora pensato legato anche in parte, anzi molto alle scuole.
Con le scuole noi sul territorio stiamo già lavorando, perché al di là di Milano, al di là del patto di collaborazione, che è una cosa ottima che si è verificata e che speriamo anche di esportare poi in altri territori, abbiamo visto che attualmente cominciamo a lavorare con delle scuole nell'Lodigiano e pensiamo di poter allargare anche appunto questo tipo di nostra attività. Oltre a creare tutti i contatti con, diciamo, con le istituzioni territoriali, con i comuni e con i vari enti di ricerca. Torno un po' ai progetti. Un progetto che mi piace descrivere, che abbiamo fatto, che è già praticamente terminato, è Progettisti di domani, un percorso didattico partecipato. Questo progetto è stato fatto anche insieme al Politecnico di Milano e una scuola media, la scuola Martinengo, dove una classe praticamente ha imparato a fare una progettazione territoriale. Dei docenti del Politecnico sono andati in classe, hanno spiegato ai ragazzi come si fa una progettazione territoriale. I ragazzi, sulla base di quello che hanno acquisito, guidati dal loro insegnante, hanno individuato un pezzo di terra vicino a Rogoredo, al Parco Trapezio, e lì hanno messo in pratica quello che avevano imparato praticamente dal loro docente. Dopodiché hanno fatto delle elaborazioni a scuola e alla fine i risultati di queste elaborazioni sono stati poi messi in un report e sono stati presentati in un'altra manifestazione dedicata allo scopo. Quindi c'è tutto un percorso che loro hanno fatto e che ci piacerebbe proseguire. Con questa scuola non potremo adesso, in questo momento, abbiamo difficoltà perché ovviamente ci sono questioni Covid, ma avevano già pensato a un altro progetto di tipo ambientale che è sempre legato al discorso del patto di collaborazione. All'interno diciamo, dei progetti c'è anche questo censimento e mappatura degli scarichi del fiume Lambro, perché ovviamente la conoscenza è sempre importante per poter poi dopo fare delle cose che vanno fatte, insomma. E attraverso una raccolta di dati la faremo anche utilizzando, diciamo, quelli che ci fornirà Città Metropolitana e con la collaborazione di Metropolitana Milanese, che è un nostro socio, attraverso un drone o un satellite. Un'altra cosa, un altro progetto di rilievo è l'aggiornamento dell'archivio SOLAD, che si chiama Seveso Lama Olona Aggregated Database. Questo sarà condotto in collaborazione anche con l'Università Bicocca attraverso una tesi di laurea. Abbiamo recentemente proprio fatto una convenzione anche con l'Università Bicocca. Si tratta di dati scientifici ragionati dal 1960 sul Lambro, Seveso Olona, ma anche Lambro, e questo archivio era aggiornato al 2010. Ora va aggiornato completamente, vanno resi fruibili questi dati, saranno resi fruibili per le università, oltre che per tutti quelli che sono gli scopi legati al patto di collaborazione. E stiamo facendo anche uno studio di tipo energetico e ambientale sul fiume Lambro e sullo sviluppo delle portanze. Questo, anche questo per una conoscenza delle possibilità energetiche del fiume. Adesso veniamo a quest'altro. Questo è un altro progetto che abbiamo più territoriale. Questa è una parte del progetto perché in realtà questo percorso lambrolucente dovrà estendersi fino a Pusiano a nord e fino praticamente a Oriolite a sud. Abbiamo individuato a Milano un percorso che prende le zone, i municipi 3, 4 e 5, perché sono quelli interessati dalla Vettabbia e dall'Ambro, che sono poi diciamo, l'oggetto del patto di collaborazione. Questo percorso è stato delineato col Politecnico, anche questo, perché per farlo passare attraverso il più possibile zone verdi di Milano. E difatti, se vedete, passa attraverso il Parco Vettabbia, o Porto di Mare, Parco Molluè, Parco Forlanini, Parco della Lambretta, infine Parco Lambro, fino ad arrivare alla fine. Questo percorso
ovviamente sarà anche oggetto di monitoraggio, non tanto il percorso in sé, quanto tutto il territorio che è intorno. E pensiamo anche di fare del monitoraggio sulle acque dell'Ambro lungo questo tratto. Un'altra cosa che stiamo valutando insieme è che probabilmente alcuni studenti di architettura del Politecnico, guidati da un loro insegnante, potranno accedere nei vari punti diciamo, dove è possibile accedere all'Ambro e fare come dei rilievi, delle segnalazioni. Questa è una forma di monitoraggio che stiamo cercando di portare avanti. E qui veniamo al patto di collaborazione col Comune di Milano per la salvaguardia della roccia vettabile del tratto cittadino del fiume Lambro che va da Cascina Goba a Ponte Lambro e del territorio connesso. Questo è veramente una cosa molto importante perché ci abbiamo lavorato per parecchio tempo, però riteniamo che sia veramente un passo in avanti nella condivisione con gli enti pubblici. Noi come associazione abbiamo lavorato tanti anni. A volte seguiti, a volte non seguiti, a volte proprio lasciati anche andare. Questo è un segnale, per noi perlomeno è un primo segnale di grande attenzione che il Comune ha, anche perché il patto di collaborazione implica uno scambio continuo diciamo, la struttura comunale e la nostra struttura, una simbiosi che può portare a dei risultati piuttosto interessanti, anzi direi anche molto interessanti. Parte di questo patto è anche questo discorso della convenzione con l'Università di Milano Bicocca, di cui abbiamo parlato prima, e dell'aggiornamento del database SOLAD. Tra le varie azioni, ovviamente, da fare sul territorio, spicca quello del monitoraggio civico, che però dovrà essere ancora meglio, come dire, valutato nelle sue componenti fondamentali. Adesso abbiamo avuto anche un incontro con il Comune di Milano e quello che succederà sarà di andare a fondo, diciamo, su queste tipologie di monitoraggio e trovare un percorso comune. Come ripeto, il patto di collaborazione è il primo patto che adotta un tratto di fiume, un territorio, perché normalmente i patti di collaborazione si riferivano alla panchina, al parchetto sotto casa, cioè toccavano pezzi di territorio molto limitati. Questo è il primo patto che tratta invece un fiume e un territorio così esteso. È un impegno superiore, ma crediamo che sia anche una scommessa importante, sia per l'osservatorio che per il comune. Crediamo che la ricchezza che porta questo patto sia una ricchezza proprio per l'osservatorio Lambro, ma anche per il comune di Milano e anche per tutti i cittadini che dovranno essere coinvolti. Ci sarà una forte azione di coinvolgimento della popolazione, dei cittadini, insomma. E quello che è invece interessante ancora è che introduce un metodo di lavoro che è un metodo basato su conoscenza, informazione e formazione, un confronto con una collaborazione che serve essenzialmente a non sciupare risorse, ma a ottimizzarle per ottenere i risultati migliori. Il patto invita anche alla partecipazione, perché attraverso questo monitoraggio civico, i cittadini si sentiranno più coinvolti. È da vedere come questo monitoraggio civico lo faremo, ma soprattutto lo faremo cercando i cittadini, le scuole, le associazioni e quelli che poi possono dare un contributo. Ma questo sicuramente può essere un esempio di buona collaborazione tra i cittadini organizzati, i cittadini non organizzati e anche il Comune di Milano. Questo crediamo che sia veramente un ottimo esempio da seguire, da dare, insomma. E soprattutto per noi osservatorio, crediamo che sia un metodo da esportare e da realizzare in altre situazioni. Adesso, ripeto, sul monitoraggio civico poi è un argomento che dovrà essere ancora, ma soprattutto, diciamo, c'è una raccolta di analisi e documentazioni preliminare, le esperienze di monitoraggio fatte da altri, e
Incontro con gli enti competenti in materia. Ecco, questo qui è una cosa piuttosto importante perché a volte i dati, soprattutto dati scientifici, non sono confrontabili. E allora è molto importante potersi confrontare con i vari enti, tipo ARPA, AMAT, AIPO, tutti quelli che poi hanno competenza sulle cose che vengono fatte, per poterli rendere confrontabili e quindi maggiormente utilizzabili. Bisognerà individuare i vari gruppi di volontari, questo è un lavoro che in divenire non abbiamo ancora fatto, definire i tipi di monitoraggio che potranno essere sia di tipo scientifico, sia di tipo rilievi sul territorio, osservazioni e così via, fare un protocollo per il monitoraggio attraverso delle schede che poi dovranno essere informatizzate attraverso un database e quindi fare una diffusione dei risultati ampia, ampia ai cittadini e alla cittadinanza. Ecco, io se non ho più tempo taglio, dopo eventualmente diremo qualche cos'altro e chiudo. Grazie Gianni, così poi magari riprendiamo. Però sono belle queste foto, raccontaci magari. Vabbè, è tolto, non importa, non Mi importa. racconto, no, la ricondivido così, queste qui praticamente sono guarda, è questo qui è un mio pallino, abbastanza. Vedete, queste quattro foto sono foto della marcita di Chiaravalle scattate in quattro momenti diversi. 2015, quando è stato inaugurato il Parco della Vettabbia. E lo vedete a sinistra, vedete i bei canali, i bei prati. 2017, vedete un po' meno i bei canali e i bei prati. E 2020, vedete da due angolazioni diverse questa vegetazione che è cresciuta così alta. Ecco, questa vegetazione non va bene. Cioè, questo qui è un ottimo, la marcita è un ottimo esempio da fare vedere per come i monaci cistercensi gestivano il territorio, ma è un pessimo esempio di come la cosa è stata portata avanti, perché se deve essere esemplificativa per i cittadini, qui i cittadini non capiscono nulla. Quindi l'importante non è soltanto fare i progetti, ma è poi curarne la manutenzione di quello che viene fatto. E io questo qui è un pallino sia personale che sia un po' anche dal punto di vista nostro della. E se volete, allora a questo punto chiudiamo con altre due fotografie, se vi possono. Ecco, perché parlando di monitoraggio, però questo è un argomento che tratteremo nel webinar di monitoraggio, vedete dei sensori autocostruiti, uno un sensore di torbidità e l'altro un sensore di conducibilità. Comunque adesso non c'è più tempo, rilascio la parola a Veronica. Grazie Grazie. Gianni, no, poi infatti del monitoraggio parleremo anche in un webinar specifico. Abbiamo anche oggi una delle relatrici, vedo la dottoressa Annaberti Suman che è già qui anche oggi. Allora, ti ringrazio molto. Cominciamo a entrare veramente un po' nel merito anche della questione, ripeto, del patto, ma non solo. Colgo alcuni spunti in particolare per dare la parola al nostro secondo relatore, Salvatore Ciocca, che ci può raggiungere più agilmente, almeno via Zoom, anche dal Molise, ora in viaggio, in realtà non so esattamente dove. Provo a darti la parola sulla base di queste considerazioni che citava Gianni. Allora, cioè l'importanza di questo patto nasce anche dal fatto che appunto è un'esperienza di condivisione con l'amministrazione, non è più solo, come dire, una questione dei cittadini che provano, eccetera, ma c'è un ingaggio dell'amministrazione, del comune. Fatto anche, e quindi per uno sforzo collettivo ampio, che mi piace molto, debba essere rivolto anche e soprattutto alle generazioni future. Questi ambienti non li tuteliamo solo per noi oggi, ma anche e soprattutto per le generazioni future. E quindi, cioè, è un metodo da studiare e possibilmente da esportare. Con tutti, ovviamente, gli aggiornamenti, le differenze, eccetera, eccetera.
Che cosa ci puoi raccontare tu invece di quando, diciamo, di cosa accade quando ci si dimentica del valore fondamentale, non dico neanche del riconoscimento di bene comune, ma proprio del valore, come dire, fisico, dell'acqua, e quando, non si può pensare neanche, non si riesce ad attivare nessuno strumento di condivisione comune dell'acqua. Quale esperienza, purtroppo, come dire, da tenere presente come monito, sulla quale, sai, ben volentieri potremmo, se possibile, dare una mano. Quale esperienza ci puoi raccontare tu del Molise e non solo? Grazie, buonasera a tutti, spero mi sentiate. Sono in auto, quindi non in treno, però. Va Sono in bene. una stazione Tiburtina, però ho trovato un posto dove c'è campo, quindi sono qui fermo, vi ho ascoltato attentamente. Non solo ringrazio tutti i partecipanti, soprattutto te per l'invito cortese che mi dà la possibilità di esprimere rispetto alla bontà del lavoro fatto per il Lambro, e qui veramente c'è da sottolineare che non è solo un tentativo, ma è un traguardo rispetto a quello invece che sta succedendo qui al sud. Purtroppo, come anche avevi anticipato, facciamo una premessa: il Molise è ricchissimo di acqua, così come la Basilicata, ed è un po', diciamo, il serbatoio anche delle regioni limitrofe. Tant'è che noi in Molise diamo acqua all'Abruzzo, alla Campania e alla Puglia. Molise è piccolino, però i monti del Matese riescono a garantire una potabilità e tramite l'azienda molisana Molise Acque, diciamo, una captazione in purezza, anche perché non ci sono grandi motivi inquinanti. Il problema è che c'è la carenza idrica delle precipitazioni. Ci sono un paio di giorni che c'è qualche goccia d'acqua, ma rispetto a quello che sta succedendo da voi al nord, qui è nulla. E gli invasi, noi abbiamo la diga di Arcichiaro che fornisce acqua all'Abruzzo, sebbene non ancora del tutto riempita. Abbiamo la diga del Liscione che fornisce acqua al Basso Molise, e quindi la zona del mare, e poi si dirama anche verso la Puglia, e poi in particolare la diga di Occhito, che è un invaso artificiale, il secondo invaso artificiale d'Europa in terra battuta, che viene da un progetto antichissimo. È stato addirittura realizzato non solo con i fondi del Cassa del Mezzogiorno all'epoca, ma addirittura del piano Marshall. Quindi parliamo di un lavoro ormai datato, che però ha consentito non solo un minimo di impatto ambientale, lì non ci si accorge che è un invaso artificiale, ma con 12-13 chilometri quadrati di acqua che praticamente serve esclusivamente, sebbene a ridosso delle due regioni, quindi Molise e Puglia, serve solo esclusivamente la Puglia. E quindi qui c'è un discorso particolare che Veronica conosce e che va approfondito, perché non è possibile intendere come da voi acqua bene comune. Da noi è diventato risorsa a favore di pochi e assolutamente non considerata, non valorizzata e soprattutto non tutelata. L'invaso di Occhito, in particolare mi rivolgo a questo, che ha una capacità di 340 milioni di metri cubi, praticamente negli anni precedenti ha sempre rasentato questo massimo. Attualmente, i dati sono dell'altro ieri, siamo a 44 milioni 100 mila metri cubi, il che significa che siamo al limite della non sostenibilità ambientale. Non ne faccio solo un discorso, non ne facciamo un discorso solo di potenziale usufruizione di acqua, ma semplicemente va bloccato questo attingimento dalla Puglia, perché ormai ci sono le pozzanghere con i pesci, perché ormai non si accede più sulle sponde, e vedere sulle sponde molisane le tabelle del consorzio di capitanata di Foggia, che rivendicano come se fosse loro proprietà, non voglio fare un discorso campanilistico, ma semplicemente di azione, di regolamentazione, che purtroppo manca dal 78, dal 1978, quando sono state aperte le chiuse della diga, non c'è un accordo che sia stato validato con la Puglia. Perché dico questo? Perché rispetto all'esperienza dell'Ambro, quindi fiume ben comune, noi dovremmo dire acqua bene comune, perché noi forniamo acqua incessantemente da anni, mentre parliamo
centinaia di migliaia di metri cubi scendono e defluiscono a valle senza che ci sia un minimo di controllo, un minimo di verifica dello stato ambientale e soprattutto di futuro. Se non ci saranno precipitazioni entro pochi giorni, non mesi, non anni, noi avremo l'impossibilità di attingimento da parte di questa diga è assolutamente un qualcosa che non sappiamo i danni quali potrebbero essere. Quindi, rispetto alla civiltà, al civismo che state utilizzando per recuperare quello che forse era una situazione abbastanza, diciamo, compromessa, da noi nulla si fa rispetto a quello che invece sta accadendo. Il nuovo e vecchio presidente Emiliano è stato più volte sollecitato, ma fa orecchie da mercante. Il nostro presidente del Molise pare che non sia un suo problema. Chiaramente chi prende acqua non si preoccupa più di tanto, però il fatto stesso che volevano bypassare con una nuova condotta la diga del Liscione per portare ennesima acqua a valle in Puglia senza che ci fosse, che ci sia un accordo programmatico, credo a questo punto il discorso nazionale, non più regionale, è un qualcosa che fa gridare. Non possiamo andare avanti così, perché il discorso di acqua non è più un discorso. Mentre voi gli date un valore, diciamo che avete trovato un sistema, un metodo perché questo sia considerato con dei valori che vanno oltre il discorso economico, da noi non se ne parla proprio, c'è proprio un totale lassismo che fa sì che, come se la risorsa fosse infinita, invece non lo è più. Insomma, quindi credo che a breve dovremo fare delle iniziative serie e l'avvocato Dini, Veronica, parteciperà con noi a questa cosa, perché da soli non ce la faremo, perché noi non abbiamo i numeri affinché, noi siamo semplicemente dei fornitori di acqua, non abbiamo né un modo di tutelarci in un certo modo ampio e non abbiamo la forza materiale di sostenere questa battaglia. Quindi vi chiediamo un aiuto come comitato, vi chiediamo un aiuto come persone civili che credono che questo valore vada non solo mantenuto, ma soprattutto per il futuro, perché ci si cammina sul fondo di quell'acqua, mai ripuliti quei fondi come se fosse una risorsa infinita, ripeto per l'ennesima volta, e quindi il problema c'è. Io quando ero consigliere per 2 legislature ho più volte portato, sia quando ero all'opposizione sia quando sono stato in maggioranza, il problema in consiglio, e sebbene siano stati votati ordini del giorno, mozioni affinché si doveva risolvere questo problema, non è stato mai fatto. Ripeto, la nostra acqua arriva fino a Napoli, arriva fino a Bari, arriva fino a metà dell'Abruzzo. Quindi io non dico che bisogna specularci, ma quantomeno dargli un ordine, perché altrimenti, così come credo le altre situazioni locali, meritano un'attenzione particolare che va vista in un discorso nazionale e non può essere lasciato o all'indifferenza di chi non fa o all'arroganza di chi invece fa e sta in silenzio, come sta facendo, mi dispiace dirlo, particolarmente la Regione Puglia, che ha sete di acqua, che non la utilizza solo per la potabilizzazione, quindi per uso potabile, il che assolutamente non possiamo metterlo in discussione, ma certamente hanno riempito tutti i loro serbatoi in questo momento di crisi idrica, perché temono che questo possa continuare. E ripeto, se quest'inverno non sarà piovoso, non ci saranno nevicate particolari sul Matese, avremo in dubbio la stessa sopravvivenza della potabilità dell'acqua di 3 regioni, 4 regioni, il che significa un problema serio che bisognerebbe affrontare. Quindi non solo l'Ambro, fiume comune, ma io direi che l'esperienza vada portata in un discorso molto più ampio. Magari, io ringrazio il relatore precedente, perché un lavoro del genere merita non solo studio ed approfondimento, ma certamente merita un'emulazione che debba essere un discorso ambientale e soprattutto di sopravvivenza, perché il futuro senza acqua non esisterà. Quindi io mi dispiace, non posso darvi documentazione che stiamo raccogliendo in vista di un incontro con Veronica, ma veramente stiamo parlando di 50 anni ormai di questa cosa che è innaturale ed è senza senso, non si capisce perché, cioè, sembrerebbe un progetto, un disegno di qualcuno che sta speculando.
Mi auguro di no, che sia semplicemente poca considerazione e poca responsabilità. Grazie Salvatore, anche se insomma ringraziare quando si sentono poi queste cose, come dire, fa male, come dire, nel senso che ovviamente pare incredibile ogni tanto che appunto ci siano situazioni di questo tipo, però credo che come dire, fosse assolutamente importante almeno accennare a questo tema che è complessissimo e che io ho solo sfiorato e credo però valga assolutamente la pena di approfondire, perché in effetti ogni tanto, come dire, ci crogioliamo anche nell'idea che insomma i beni comuni, i patti siano delle cose, come dire, semplici, scontate, non ci rendiamo conto che stiamo parlando di questioni assolutamente vitali, urgenti e che non è soltanto uno sfizio, come dire, una moda anche, no? Perché poi in questo momento si parla anche tanto di beni comuni. Ecco, no, non è una moda, non è una cosa, non è un esperimento così che viene in mente a qualche associazione, è una realtà, dobbiamo pensare, dobbiamo rivedere anche dal punto di vista culturale non solo le priorità, ma le modalità con cui noi gestiamo il nostro territorio, le risorse, l'ambiente, in questo momento l'acqua. Quindi a maggior ragione questo racconto che ci hai fatto ci riporta all'attualità, all'urgenza di studiare sistemi, modi, che siano i patti di collaborazione o che siano altri, ma di coinvolgere le comunità e le competenze, le professionalità che le comunità hanno, che a volte non riescono ad esprimere. Ci fa capire come questo sia assolutamente vitale e come il tema sia globale. Prima parlava il tema addirittura delle guerre sull'acqua, ma voglio dire, siamo e stiamo vivendo in Italia, come vedete, delle situazioni che non arrivano ovviamente alla guerra, ma che sono di conflitto molto, molto ampio, molto, molto, molto aspro. E quindi, insomma, spero che anche queste piccole occasioni possano servire un po' a fare rete per l'appunto e a scambiarsi buone pratiche, idee, suggerimenti, ma anche a dire ci siamo e possiamo cercare di lavorare insieme. E quindi spero riusciremo a farlo poi anche con i comitati del Molise e delle varie realtà interessate. Allora ci piaceva adesso chiudere, abbiamo quindi grazie a Salvatore e in bocca al lupo, ci risentiremo insomma. Assolutamente, grazie. Grazie davvero. E allora proviamo a chiudere prima di appunto aprire poi una discussione anche con i presenti, eccetera. Proviamo a chiudere con un altro tipo di racconto e di esperienza che proviamo a chiudere un po' in bellezza. Lorenzo Berlendis e Slow Food. Abbiamo sentito appunto cosa accade quando non si considera l'acqua bene comune e le esperienze invece italiane a cui Slow Food ha partecipato, che vanno invece nel senso di riconoscimento, tentativo di riconoscere l'acqua come bene comune non solo localmente ma appunto anche a livello nazionale. Cosa ci dicono? Quali altri messaggi, suggerimenti ci possono dare? Vediamo Lorenzo. Eccomi, Non ti... eccomi, scusate, Eccoti ci qua. Dacci sono? qualche Metterei, ecco, vedete la mia presentazione? altra luce. No, ancora no. Chiedo scusa un secondo. Approfitto così intanto poi. Arrivo, un secondo solo. Ecco. Ora la vedete? Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Eccomi qua. Allora, grazie a tutti, grazie anche per le parole che ho sentito e prima che mi aiutano anche a portare questo pezzo di ragionamento che vorrei appunto condividere con voi, allargando un pochino lo sguardo, perché proprio l'altro ieri abbiamo aperto Terra Madre qualche giorno fa, e domenica ci sono state ben due conferenze sull'acqua bene comune a livello mondiale,
e le esperienze dei quattro angoli del pianeta, esperienze narrate dall'India ai Balcani, dalla Tunisia, dal Kenya, piuttosto che in altri territori, quindi alternando, come dire, esperienze particolari e ragionamenti generali, hanno davvero messo in risalto molti degli elementi che ho sentito prima sia nella prima che nel secondo intervento. Ed è curioso come questa identità di indicazioni, di riflessioni venga davvero dai quattro angoli del pianeta, sia che gli interlocutori fossero pescatori, gli allevatori, contadini piuttosto che cittadini di grandi agglomerati urbani. E appunto le generali riflessioni vanno proprio su questi issues, no? Perché ovviamente acqua insieme a terra e aria sono diritti indispensabili di cui abbiamo davvero bisogno e che dobbiamo mettere al centro per un qualsiasi progetto di ricostruzione di una, come dire, di una democrazia planetaria, mi viene da dire, no? Per poter parlare di quella sovranità alimentare e anche dell'accesso ai beni, quale per esempio l'acqua, come ricordava qualche momento fa Salvatore Ciocca, che diritti, appunto, e sovranità che sono spesso, come dire, sotto tutela e non sono esercitate dalle comunità locali. Evidentemente, approcciare il tema dell'acqua vuol dire approcciare evidentemente nuovi stili di vita, nuovi approcci all'abitare questo pianeta, e per cui una sobrietà nuova anche nell'accesso al cibo, che è un po' il nostro specifico, in cui però non vogliamo essere rinchiusi. Slow Food non si occupa solamente di cibo, ma attraverso il cibo vuol portare, come dire, un contributo a ragionamenti e a riflessioni ben più generali, perché appunto o cambiamo in qualche modo il modo di abitare questo pianeta, improntando su sostenibilità ambientale connessa all'equità sociale. Qui, come dire, non posso non ricordare le due ultime encicliche di Papa Francesco, proprio su questo, una sui temi ambientali, quest'altra sulla giustizia sociale, no, non possono che essere evidentemente connessi, perché altrimenti io credo avremo pochissime chance di uscire sia dalla crisi climatica che pandemica piuttosto che socio-economica. E dicevo, il portato di questi interventi l'altro giorno negli webinar di Terra Madre, arrivavano a mettere in risalto tanti temi, ma quattro tra essi li ho fissati insieme per sottoporli perché, come dire, sono stati temi che abbiamo appena appena ascoltato dai relatori che sono preceduto, senza che noi ci fossimo minimamente, come dire, accordati su queste cose. No, e noi innanzitutto, evidentemente, in scala planetaria, ma anche in scala locale, interventi locali minimi, se coordinati, producono davvero grandi effetti. E poi farò un esempio molto semplice di un piccolo torrente bresciano per raccontarlo in breve e per capire come una comunità aggregata insieme alle istituzioni, alla ricerca e ai cittadini possa davvero cambiare il volto di un fiume e del modo di abitare e di attingere a quel fiume attraverso un piccolo progetto. Ma di converso, piccoli squilibri, come sappiamo, no? Un battito d'ali nel Golfo del Messico, si diceva una volta, causa tempeste nei mari scandinavi. Quindi piccoli squilibri a livello ambientale evidentemente creano potenzialmente enormi, enormi danni. Quindi il nostro operato, anche nelle piccole dimensioni, evidentemente ha dei portati e delle conseguenze enormi. La garanzia di successo dei progetti non, come dire, non è una grande scoperta, ma non ce ne corre, è la collaborazione, l'interazione strettissima all'interno delle comunità e nel rapporto tra le comunità locali con le istituzioni. Oggi leggevo una bellissima riflessione di una persona che si occupa di formazione di pedagogia, dicendo che a proposito di scuola, di pandemia e di rivendicazione di diritti rispetto alle norme di lockdown o altro, in cui
la riflessione fondamentale era questa, no? Che oggi la percezione generalizzata è che il diritto è una sorta di solamente un'accezione individuale, no? Io ho il diritto di fare qualcosa, ma questo diritto non è mai contemperato dentro a una necessità di comunità, non è mai, lo è raramente. Quindi recuperare anche questa dimensione sociale, dimensione comunitaria del diritto per quanto riguarda anche la gestione di ambienti e fiumi, in questo caso, e dell'acqua, è fondamentale, perché altrimenti davvero si genera grande confusione. Evidentemente poi questa interazione tra comunità e istituzioni è questa che poi porta a cambiare i comportamenti, le norme, le leggi, e poi ad avere evidentemente successo. L'altro elemento importante è la coniugazione dei saperi alti, saperi evidentemente accademici, con le conoscenze empiriche, con le conoscenze tradizionali, con i saperi empirici che spesso vengono, come dire, messi in secondo piano, ritenuti poco più che un dato folcloristico. Ma il coniugare questo, noi abbiamo imparato queste cose da piccoli pescatori, che poi ragionando, o piuttosto che piccoli contadini, anche in alcuni casi quasi analfabeti, che però interloquendo appunto con le conoscenziati hanno. Ti si è spento il microfono, Lorenzo, guarda, non ti sentiamo. Nel cambiare diapositiva mi si è... Ok. Allora, spero di non aver saltato qualcosa. Eccolo qua. Le direttrici attraverso le quali si è mossa la nostra associazione in questi anni, quali sono state? Evidentemente abbiamo approcciato come temi interni è una situazione che appunto non si occupa solamente, non dite per favore che quelli di Slow Food si occupano solamente di mangiare bene. Forse all'inizio ci occupiamo di ben altro. Allora dicevo, l'indirizzo delle nostre azioni riguarda evidentemente l'esame degli ecosistemi acquatici, dell'acqua in agricoltura, dell'acqua per usi, no, per usi domestici. Per quanto riguarda gli ecosistemi acquatici, evidentemente, che si parli di mari, fiumi o laghi, la qualità delle acque è evidentemente il dato numero uno. Non si può parlare di pesca, di fiume, di alimentazione legata alle acque se di questo non si parla, perché oggi abbiamo evidentemente, insieme all'inquinamento di cui si parla da decenni, il terribile problema delle microplastiche, che è la seconda emergenza globale dopo quella climatica. Le stime sono sensibilmente divergenti, ma sono comunque macroscopiche, la leggete nella slide, si parla di dai 4 ai 12 milioni di tonnellate annue di microplastiche riversate nei mari, e quindi poi evidentemente a partire dai fiumi e dai nostri laghi. C'è addirittura uno studio di non so quale centro studi di Oxford, dove una scienziata diceva che tra 50 anni, secondo lei, avremo come massa nei nostri mari una massa di plastiche superiore alla biomassa vegetale e animale a popolare le acque. Quindi questo è un dato, come dire, pazzesco con cui confrontarsi. Per quanto riguarda appunto la qualità delle acque nelle acque interne, la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, il percorso sull'Ambro va in questa direzione, è uno dei massi su cui noi vogliamo lavorare, oltre che poi l'educazione alimentare per quanto riguarda la scelta dei pesci, pesci non apicali, come oggi purtroppo vengono proposti in gran parte nei consumi alimentari, quindi pesci che stanno in cima alle catene alimentari, per cui il nutrimento per la crescita occorre un grande dispendio di evidentemente rispetto ad altri consumi ittici. Il secondo problema in cui tentiamo di giocare le nostre carte, evidentemente, lo ricordava Cioc anche prima rispetto alla captazione di acque per usi irrigui, è l'acqua in agricoltura. Siamo nella prima regione agricola d'Italia, dove l'acqua viene usata massicciamente in agricoltura, vuoi negli allevamenti intensivi,
e poi con tutto quel che ad essi collegati sono evidentemente poi gli intretti, gli stati che finiscono poi in falda e che hanno costretto negli anni ad andare a captare acqua sempre più in profondità perché quella di superficie evidentemente è inquinata. La massiccia dose di acqua riservata alle monocolture cerealicole, il mais in primo piano, che è utilizzato soprattutto appunto per produrre insilati, per nutrire quelle vacche, vacche, maiali anche volatili degli allevamenti intensivi. E oggi si ragiona molto anche attraverso anche le colture di precisione rispetto alle culture idrovore appunto come il mais, e quindi provare, inventare, testare, applicare nuove metodologie di irrigue per risparmi consistenti di acqua. Un grande lavoro lo stiamo facendo nelle scuole anche, in percorsi didattici per quanto riguarda evidentemente il risparmio a casa, a scuola, ma anche nella ristorazione di cui ci occupiamo, dei consumi di acqua e il mantra che ripetiamo da anni insieme, non siamo assolutamente soli, anzi, come dire, qui mi obbligo a citare la vicinanza dei temi proposti del contratto mondiale acqua, a cui ci sentiamo evidentemente molto, molto affini, quindi l'utilizzo dell'acqua, della cosiddetta acqua del sindaco in luogo dell'acqua in bottiglia, peggio ancora se in plastica. Poi qui ho messo questa parola regressione perché nella slide successiva ho avuto modo di leggere su un inserto recente del manifesto extraterrestre del giovedì dei dati agghiaccianti sui consumi dell'acqua in bottiglia di plastica di noi italiani. Anche attraverso l'educazione e gli interventi nelle scuole si può fare ricercazione con i ragazzi, che è davvero uno schema antico di fare pedagogia, di fare insegnamento, ma molto valido, perché la ricercazione permette di far diventare gli alunni di qualsiasi grado, di qualsiasi fascia di età, dei raccoglitori di dati, degli osservatori in ambiente, raccoglitori di dati e elaboratori degli stessi, naturalmente spesso in collaborazione evidentemente con ricercatori e scienziati, per proporre essi stessi quali cittadini attivi delle proposte di cambiamento per dopo aver monitorato corsi d'acqua piuttosto che l'acqua anche tout court del rubinetto. Evidentemente poi legato anche a questo gli interventi per quanto riguarda la depurazione e il recupero delle acque piovane. Dicevo purtroppo questa regressione perché, a parte il dato agghiacciante, ripeto, del consumo a livello mondiale, 450 miliardi di litri annui di acqua in bottiglia di plastica, noi siamo al terzo posto mondiale per questo consumo, nonostante siamo una delle nazioni con la più, tutto l'arco alpino sicuramente, ma anche quello appenninico, abbiamo abbondanza di acqua di ottima qualità, se non prima che arrivi a contatto con gli scarsi sistemi di depurazione che purtroppo ancora di cui dobbiamo patire anche nella prima regione d'Italia. C'è la bomba. La cito solamente a cui si vuole poco parlare, perché il lago di Garda sappiamo che è ampiamente ambito a livello turistico europeo, abbiamo 10 milioni di visitatori annui, e quindi come dire, affrontare e parlare in maniera troppo, troppo chiara di questo problema guasterebbe, diciamo così, l'immagine e l'income turistico rispetto a questo bacino. E dicevo, lo studio agghiacciante da Ismea, che il numero delle bottiglie di plastica in un decennio, nonostante tutte le azioni che si fanno, che noi cittadini facciamo nelle scuole piuttosto che tra i cittadini, il consumo si è raddoppiato in un decennio. Questo purtroppo è un dato sicuramente poco piacevole. Alcuni progetti di cui voglio davvero parlare in maniera molto molto veloce, che noi portiamo avanti da una quindicina d'anni in Lombardia.
dicevo, uno in particolare di cui voglio citare è il progetto Lacustre, di cui a cui avevamo collaborato, non è un progetto di cui siamo titolari, è stato l'intervento di rinaturalizzazione delle sponde terminali del torrente toscolano, che poi si immette nel Garda, per cui rimosse alcuni ostacoli ambientali, diciamo, alcuni salti nel torrente, e attraverso una sorta di contratto di fiume sono portati al tavolo le istituzioni, gli imprenditori locali e soprattutto Enel, che ha una grossa diga a monte di questo torrente, quindi c'è tutto il tema del deflusso minimo vitale per garantire la ripresa e la rinaturalizzazione di questo torrente. Insomma, alla fine ce la si è fatta, e con un intervento dal punto di vista economico davvero abbastanza risibile, nel giro di un 18 mesi le trote appunto lacustri, lacustri poi è un acronimo che sta per, non sto a raccontarvi, ma lacustre è appunto la trota che ha ripreso a risalire questo torrente, a depositare le uova naturalmente, che vengono poi fecondate, e quindi nel giro di qualche anno avremo qualche milione di nuovi avanotti e poi di nuovi adulti di trota, che è evidentemente una faina ittica locale, non una faina ittica introdotta o importata o invasiva, come spesso ci capita di vedere. Sapete che i nostri laghi, i nostri fiumi sono in situazione di grande stress proprio per le specie alloctone, le specie invasive, che non hanno spesso competitori. Poi sono arrivati anche cormorani e gabbiani, anche latitudini impreviste fino a qualche decennio fa, che hanno messo in serio rischio gli equilibri ambientali dei nostri fiumi. Questo piccolo intervento ha avuto un grandissimo successo, e Cariplo, testimone di questo successo, ci ha invitati insieme al Parco Alto Garda a proporre questo altro progetto, Guardian, che sta per Garda Iseo Idro, quindi è un intervento che riguarda tre laghi e gli affluenti relativi, appunto anche lì per adottare con un contratto a cui partecipano istituzioni, enti, ricercatori scientifici, associazioni locali di pescatori, associazioni nazionali di pescatori, associazioni, aggregazioni spontanee di cittadini, collaborano a questo progetto appunto per come dire, valorizzare quei servizi sistemici che tutti i cittadini insieme possono fare per, come dire, controvertire la tendenza allo spopolamento della fauna ittica locale, i nostri laghi, e soprattutto a riportare la qualità delle acque a livelli accettabili. L'altro progetto di cui poi vi dico anche sotto è il progetto Vento, il progetto della ciclabile Venezia-Torino, che appunto non è, come apparentemente sembrerebbe, certo, è anche un progetto di pista ciclabile, ma non è tanto quello, come dire, il focus di questo progetto. Progetto questo che era stato, come dire, che è stato immaginato e percorso per altri versi dagli studenti della Facoltà di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che sulle orme di soldati aprirono questo progetto alla ricerca del grande fiume, in questo caso il Po, nel 2007, affrontando appunto attraverso un viaggio tutti i problemi che il Po, ma come tutti i suoi affluenti o affluenti di altri affluenti minori, insomma, come il Lambro stesso, le cui acque poi alla fine finiscono appunto comunque nel Po, problemi appunto che caratterizzano ormai tutti i nostri fiumi. E dicevo, a distanza di quasi un decennio, il progetto Vento di cui noi siamo sostenitori e collaboratori, si propone di, attraverso una mobilità lenta, attraverso una mobilità leggera, di sollecitare una revisione, una nuova conoscenza dell'ambiente fiume e dell'intorno, di quello che sta intorno al fiume, l'agricoltura, la storia, evidentemente
tutti i beni culturali che sono, come dire, un altro patrimonio sia materiale che immateriale enorme del bacino padano. Quindi rivivere l'esperienza di come ho cercato di in maniera suggestiva di chiamare, di pedalare le acque, insomma, di fare questa, ma si può andare evidentemente anche ai piedi lungo l'asse padano, per promuovere un progetto di conoscenza e di reimmersione nell'ambiente anche, come dire, fisico materiale, appunto del fiume. E questo progetto, di cui titolare il Politecnico di Milano, ci ha visti protagonisti lungo questo percorso in quattro, credo, edizioni del Vento Bici Tour, perché poi annualmente si fa questa pedalata, come dimostrativa. Chiaramente quest'anno, in anno di Covid, è stata un'edizione forzosamente minore, in cui ricercatori, studiosi, cittadini, curiosi, imprenditori agricoli, imprenditori del turismo percorrono quest'asta fluviale per reimmaginare un modo di abitare, appunto, le acque, e di convivere con le acque. E questo è lo slogan di Paolo Pileri, titolare del progetto, e di tentare di ricucire la bellezza. Allora, io credo che, per chiudere questo mio brevissimo intervento, le tre parole chiave che sono uscite qualche giorno fa negli webinar di Terra Madre a livello mondiale e anche in questa nostra chiacchierata, sono davvero queste tre: il senso di comunità, il senso di cura, di adozione e di se stessi in prima persona e dell'ambiente in cui si è in secondo luogo, e la consapevolezza delle sfide che si possono anche vincere, sicuramente con grande fatica, ma anche vincere dentro questa scommessa dei beni comuni, è appunto l'attivazione della cura e del senso di comunità. Grazie. Grazie mille, Lorenzo. Appunto, mi piacciono moltissimo e condivido quelle parole chiave. Io, prendendo appunti, ne avevo pensate anche altre, più anche per deformazione professionale, ma democrazia, diritti umani, cioè credo che questo, appunto, lo si diceva prima con l'intervento anche di Salvatore, da un lato è un tema che attiene la sostenibilità, proprio la nostra la stessa possibilità di vita e di sopravvivenza, e analogamente e specularmente questi temi, e quello di cui parliamo, intercetta per l'appunto il tema della democrazia, della partecipazione, della cura, ma che appunto come qualcosa di assolutamente fondamentale come diritto e come dovere. E in effetti anche prima si faceva riferimento al fatto che un po' siamo tra dei diritti, forse bisogna però, come dire, un po' parlare di diritti non solo a livello individuale ma di comunità. E mi piace moltissimo anche il fatto che sia questa ed altre possano diventare occasione per creare appunto modelli il più possibile innovativi, ma soprattutto utili, sia per creare connessione, per creare esperimenti, modelli all'interno della comunità, di una stessa, di una singola comunità, sia anche fra comunità diverse. E anche nelle esperienze di cui avete sentito parlare oggi sono appunto esperienze che riguardano anche territori diversi, fra comunità e fra istituzioni anche di territori ovviamente diversi, perché questo è fondamentale, il passaggio, insomma, in qualche modo di esperienze. E a proposito di istituzioni, ho visto che dovrebbe essere collegato, dovrebbe essere fra noi Salvatore, devi togliere la condivisione dello schermo. Dovremmo avere anche l'assessore Lippadini, che probabilmente ci ha raggiunto. L'ho visto prima collegarsi. Sono qua. Ciao. Ecco, allora, ok, abbiamo risolto il problema del video. Allora, ti avevamo evocato appunto all'inizio, e parlando
appunto di questo patto e un po' anche il suo carattere innovativo e della sfida che lancia. Ne abbiamo parlato adesso un po' dal lato comunità, ma ovviamente ci interessa molto capire come il comune invece vive questa, diciamo, questa sfida e quali possono essere anche i passi, insomma, che immaginate voi, la valorizzazione o comunque il ruolo un po' appunto dell'amministrazione, cosa possiamo fare insieme di particolare e come possiamo esportare anche fuori questa esperienza, collegandoci alle tante che con difficoltà comunque crescono nel nostro paese. Vedo l'immagine fissa però, assessore, eccoti, ok, ci sei. Scusa, ti ho sentita che andava e veniva, non completamente. Voi mi sentite? Sì, ti sentiamo. No, stavo semplicemente appunto dicendo, passiamo all'altra metà del cielo, nel senso che abbiamo parlato del patto finora un po' lato comunità, però insomma qui chiaramente il valore aggiunto anche di questo riconoscimento di bene comune, di questa condivisione, è per l'appunto il lato istituzionale. Abbiamo poi Certo. anche i municipi e quindi volevamo insomma una tua impressione, insomma, il tuo lato della Senz'altro. sfida. Ma innanzitutto scusate se sono arrivato in corsa, stavamo facendo proprio uno di questi momenti di condivisione con una comunità locale, in particolare quella della scuola di Via Montevelina a Milano, dove abbiamo realizzato un intervento di urbanismo tattico davanti alla scuola con la pedonalizzazione di un tratto della strada, la colorazione e la fornitura di tavoli da ping pong e per il gioco degli scacchi. È uno di quegli esempi in cui l'alleanza tra soggetti diversi, il comune che ha messo insomma tutti gli aspetti delle autorizzazioni, della pedonalizzazione, delle barriere per difendere dal traffico, delle piante, dei giochi e le associazioni locali, in questo caso l'associazione dei genitori con le realtà attive sul territorio e l'affiancamento di soggetti economici, anche profit, che sposano questi progetti, finanziandoli e sostenendoli, ci danno l'idea di come quando si è alleati con un obiettivo comune, queste cose possono arrivare a compimento facendo degli interventi che vanno a cambiare in modo sostanziale e rapido, dando un segno di svolta e spesso appunto di trasformazione sul territorio con grande efficacia e soddisfazione di tutti. È un po' la prima volta che ci siamo avventurati anche sulla dimensione così strettamente ambientale attraverso la sottoscrizione di un patto di collaborazione che riguardasse proprio il monitoraggio civico e la valorizzazione dell'ambro come bene comune, che è sicuramente diciamo, un'affermazione di principio, ma che vogliamo fare vivere attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio e che si occupano di questi temi per fare degli interventi molto concreti, anche in questo caso, che sono degli interventi da un lato di approfondimento, di studio, di cultura, di divulgazione, ma anche di presidio del territorio, di presenza in questo caso. Nelle zone attraversate dal fiume Lambro di Milano, la zona 2, la zona 3, la zona 4, i municipi oggi del comune di Milano, per fare quello che i cittadini possono fare spesso affiancando le amministrazioni pubbliche, quindi un'opera di rilevazione della qualità dei dati ambientali, di condivisione con le realtà istituzionali che già lo fanno per quello che è la propria missione ufficiale. È qualcosa di importantissimo perché testimonia la volontà di lavorare insieme, ognuno per la propria parte, per il proprio ruolo, di soggetti pubblici e di cittadini che non vogliono solo stare ad osservare dei fenomeni, ma vogliono contribuire ad essere protagonisti, a determinare quelle che possono essere delle politiche, innanzitutto di comprensione, in questo caso, del monitoraggio, dell'andamento dei dati ambientali, ma per creare delle politiche concrete di gestione e di miglioramento in questo caso.
Quindi una modalità di amministrazione che abbiamo chiamato amministrazione condivisa, che prevede innanzitutto un'assunzione di responsabilità tra i tanti soggetti. E quando si firma un patto di questi ambiti, è quasi sempre la cosa più simile che viene evocata è quella dell'unione, insomma, quasi matrimoniale intorno ad un progetto comune, in questo caso di vita sui quartieri, ma che vede veramente le persone che vengono responsabilizzate e ingaggiate attraverso questo atto formale, ma soprattutto simbolico, dal quale discendono poi degli impegni molto, molto precisi. L'amministrazione crede in questa modalità di lavoro, che è una modalità informale, che è una modalità flessibile, che è una modalità che vede la possibilità di cambiare in corso le modalità di azione, di approcciarsi ai temi dei patti di collaborazione, e che però ci sta dando tanto tanta soddisfazione e sta registrando tanto successo, perché ormai siamo a più di un patto alla settimana che portiamo a compimento, e sono tutti dei momenti particolarmente simbolici che danno la voglia ad altri gruppi di attivarsi in una forma di staffetta e di passaggio di testimone che spazia veramente moltissimo tra le tipologie. È quindi un modello che vogliamo porre, anche e soprattutto nell'ambito ambientale. Noi siamo alla vigilia, sarà questa settimana, dell'adozione di un piano aria-clima che vuole affrontare tutte delle risposte, delle politiche che contribuiscano a raggiungimento di obiettivi ambientali contrasta i cambiamenti climatici con tutto quello che sono i fenomeni estremi a cui abbiamo assistito purtroppo negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Questa cosa può funzionare solo se c'è un forte ingaggio da parte dei cittadini nel contribuire e nello studiare insieme alle istituzioni quelle che possono essere le soluzioni più efficaci per ottenere e raggiungere i risultati. Quindi noi faremo sicuramente delle proposte, le discuteremo attraverso un percorso partecipativo strutturato, ma le attueremo anche e soprattutto attraverso lo strumento dei patti di collaborazione, che dovranno andare in molte direzioni, perché poi sono tanti gli aspetti della vita quotidiana che possono contribuire al miglioramento in generale della qualità della vita, in particolare dell'ambiente urbano. Sicuramente la mobilità, ma tutto quello che riguarda la produzione e l'acquisto, il consumo di cibo, in parte veniva citato anche prima, il monitoraggio e la consapevolezza di quelli che sono gli andamenti dei fattori, delle realtà climatiche, ambientali, di qualità dell'aria, l'edilizia, insomma sono veramente tanti gli aspetti, e quindi sarà interessante affrontarli delle esperienze nei singoli settori, diciamo, i diversi portatori di interesse che sono. Ti sentiamo un po' a scatti, anzi, non sentiamo. Lorenzo, ci senti tu? Credo che si sia interrotta la comunicazione. Assessore, non sentiamo più nulla. No, si è scollegato. Allora, vediamo se riesce. Spero di essere arrivato fino in fondo. No, no, non sentivamo più, però il finale abbiamo perso. No, solo per dire che lavoreremo con le tante realtà, e non sono sempre solo delle realtà grosse e organizzate, ma spesso anche dei gruppi informali, perché è la modalità che vogliamo sulla quale vogliamo orientare il nostro modo di fare amministrazione. Quindi spingeremo per l'adozione, non solo l'applicazione e la realizzazione di questo patto, ma anche la gemmazione e la realizzazione di altri patti che vadano però nella stessa direzione di, insomma, consapevolezza e attivismo nell'ambito dell'ambiente.
Perfetto, beh, era importante come conclusione. Grazie mille e speriamo davvero in una gemmazione, insomma, di esperienze, di metodi e di idee, insomma, di cui credo abbiamo tanto bisogno. E, insomma, avremo modo di discutere, di inventare passo passo questo patto. Io ti ringrazio moltissimo, insomma, direi buon viaggio a tutti noi. E fra questi noi è sempre sul piano, come dire, istituzionale. Abbiamo citato anche i municipi, appunto, che ci accompagneranno e stanno già sostenendo l'osservatorio con molte iniziative. Qui avevamo prima due rappresentanti dei municipi, una forse ha dovuto lasciarci, ma dovrebbe esserci il rappresentante del municipio 4. Controlliamo, perché come è Anch'io ci stato. sono anch'io, mi sono fermata. Ecco, chiedo scusa. Allora Direi che ci siamo entrambi. la parola ha resistito. Lei avevamo già contato su di lei, ma a questo punto vedete come volete andare, se in ordine numerico, prima il 3, poi il 4, Ma una io cosa. lascio parlare prima sempre le signore. Grazie, lei fa onore, collega. Al minimo. Grazie mille. No, allora io dico veramente una battuta. Intanto vi ringrazio perché è stato un pomeriggio interessante. Aggiungo solo una cosa, diciamo, rispetto all'esperienza, che è stata raccontata prima da Gianni Pampurini e poi commentata dall'assessore Lipparini del patto di collaborazione, sul, diciamo, l'osservatorio Lambrolucente. Allora, io sono da sempre una fan dei patti di collaborazione, sono sempre, ne abbiamo fatti alcuni in municipio e sono davvero molto d'accordo che questo sia un patto sfidante rispetto a quelli che sono stati, fatti fino adesso. Per tanti motivi che sono già stati ricordati. Mi piace ricordare questo che riguarda proprio il ruolo del monitoraggio civico che permette di tenere insieme degli occhi attenti no, e attivi perché sono vicini ai luoghi che si osservano e che però vuole mettere un po' a sistema una collaborazione anche con tutta una componente tecnica e di competenze che è bene a volte riuscire a combinare anche per non solo per diffondere i dati, ma anche per divulgarli, renderli comprensibili. E c'è quindi un tema anche, un ruolo anche di divulgazione, non solo di attenzione di osservazione, ma anche di capacità un po' di traduzione di alcuni dati, che è un ulteriore elemento che è stato ricordato anche da chi ha parlato prima e che mi sembra interessante. Per cui noi insomma, siamo contenti di questo patto, della sua specificità e quindi continueremo a sostenerlo. E mi fermo qua, anche data l'ora. Grazie mille. Beh, insomma, poi lasciamo se c'è qualche domanda e qualcuno anche dei relatori, insomma, riesce ad avere un attimo di pazienza. Grazie mille, dottoressa. Allora, sicuramente avremo modo, insomma, di collaborare. E allora, Municipio 4, ci siamo. Anche io in realtà sarò abbastanza telegrafico, intanto colgo questa occasione per salutarvi, per ringraziarvi anche di questi momenti di confronto che sono assolutamente utili. Come municipio noi abbiamo sempre creduto nella partecipazione all'osservatorio Lambrolucente, tant'è che infatti siamo soci da ormai qualche anno che collaboriamo con diverse iniziative. Crediamo che sia fondamentale la partecipazione però da parte anche dei cittadini. Settimana scorsa siamo stati infatti con il WWF, con una delegazione anche di Legambiente, proprio sul fiume Lambro, sulla parte di nostra competenza a Mollue, in realtà in particolare a Ponte Lambro, per pulire l'alveo del fiume, per cercare di dare anche noi il nostro contributo. È fondamentale per noi, nella nostra ottica, far
far vivere queste aree, far vivere il fiume dei cittadini, facendo sì che questo diventi davvero un bene comune e che sia percepito soprattutto da parte di tutti i cittadini come tale. Prendersi cura del proprio territorio significa avere una considerazione diversa e soprattutto anche dare un valore aggiunto a quella che per noi è una ricchezza, ovvero il Lambro, che come abbiamo visto in questo ultimo periodo, purtroppo anche per via dei cambiamenti climatici, quando esonda crea un problema. Siccome è un fiume di città, le esondazioni chiaramente creano delle problematiche, delle criticità chiaramente anche per la città, ma per noi deve essere fondamentale invece mantenerlo e tutelarlo, perché è un fiume di città e come tale deve rimanere, è un nostro bene, è un bene di tutti. Noi adesso stiamo cercando di lavorare insieme al Lambro Lucente per la realizzazione, insieme ad ERSAF, di un camminamento, di uno spazio che possa collegare la parte di Monlue, e quindi di Ponte Lambro, con Porto di Mare, in un camminamento unico, in una strada pedonale e ciclabile, quindi ciclopedonale, sperando che poi questa si possa riuscire a realizzare questo spazio. Porteremo in consiglio la settimana prossima, appena verrà convocato il consiglio, anche la delibera per cercare di dare una forza maggiore anche come municipio a questa richiesta, perché crediamo che sia fondamentale potersi riappropriare del territorio. Io leggevo con molta attenzione le tre parole: la cura dei nostri luoghi, la comunità, cioè far sì che davvero anche i più piccoli, perché è fondamentale partire anche dalle scuole, partire dai più piccoli, e in questo l'osservatorio è sempre stato promotore, partire dalle scuole, partire dai più piccoli, far capire anche ai più piccoli il territorio in cui si vive e come prendersene cura, perché è fondamentale. La vera battaglia ambientale, secondo me, oggi non la si fa soltanto eliminando la plastica o soltanto eliminando gli agenti inquinanti. La vera battaglia climatica, secondo me, si fa culturalmente, cioè capendo che la plastica è vero, sì, è un problema, ma è un problema soprattutto se la butti nel fiume, non se la butti nel cestino dove la dovresti buttare, appunto, dove invece lì potrebbe essere riciclata e potrebbe ritornare ad essere materiale. Quindi è fondamentale la cultura, fondamentale partire dai più piccoli. Noi come municipio ci abbiamo sempre lavorato, ci crediamo fortemente e continueremo a farlo. Grazie mille. Allora, dottor Veri, grazie veramente a tutti. E, allora, a tutti anche per la pazienza. Abbiamo sforato di qualche minuto. Gianni Pampurini mi aveva chiesto intanto di poter intervenire. Vi chiedo, l'ho scritto anche nella chat, se avete delle domande, degli interventi, prenotatevi anche o alzate la mano. Io prendo nota di tutti, perché è il momento per intervenire. Prego, Gianni. Era solo una piccola precisazione, in quanto quando ho parlato dell'archivio SOLAD, avevo parlato dell'archivio SOLAD legato all'Università Bicocca. L'archivio SOLAD è un prodotto invece dell'IRSA, quello fino al 2010, che ha formalmente concesso l'uso all'osservatorio in cambio di un suo aggiornamento e l'utilizzo per fini informativi, per trasmettere ai cittadini e comprendere bene l'evoluzione dello stato dei fiumi Lambro, Sevio e Olona. Questa solo una precisazione, perché prima non l'ho riportata, insomma, solo questo. Perfetto, grazie. E allora vedo, dunque, ci sono due richieste di interventi. Allora, la prima vedo Marilena Di Mercati, prego. Buonasera e prego. Solo una precisazione, perché prima non l'ho riportata, insomma, solo questo. Perfetto, grazie. E allora, qui c'è qualcuno che forse sta sentendo in diretta su Facebook, che è un po' in ritardo. Allora, Marilena Di Mercati. Buonasera. Buonasera. Prego. Non la sentiamo però.
Ecco, adesso dovreste sentirmi. Sì, adesso sì, prego, buonasera. Scusate, avevo il microfono spento. Buonasera a tutti. Buonasera. Volevo dire che ho seguito con molta attenzione i lavori di questo webinar, per cui ringrazio tutti gli organizzatori. E volevo solo ricordare che nell'Agenda 2030 che l'ONU ha lanciato nel 2015 e a cui anche noi come Italia abbiamo aderito, attraverso l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile Italiana, ci sono ben due obiettivi dei 17 obiettivi di sviluppo, ce ne sono ben due dedicati all'acqua. Il sesto obiettivo, che appunto chiede l'acqua pulita per tutti, e il 14, il numero 14, che parla della vita nell'acqua, quindi tutto il discorso degli abitanti del mare, no? Che noi stiamo bel bello, come dire, pian piano uccidendo. Ecco, volevo solo dire che mancano 10 anni alla realizzazione di questi obiettivi, ma noi siamo abbastanza lontani. Il recente rapporto dell'ASVI sottolinea come per alcuni, vabbè, siamo abbastanza in linea, per altri invece siamo ancora indietro. Ecco, volevo solo ricordare questo. Grazie. Grazie per la precisazione, per aver sottolineato anche questo aspetto che è assolutamente centrale, fondamentale, che a maggior ragione credo conferma il fatto che non stiamo parlando di questioni marginali, per l'appunto. E lo ricordava, credo, Lorenzo Berlendis prima. Qualunque piccolo passo, qualunque piccolo progetto, anche locale, che si riesce a realizzare, se ha dei risultati positivi, può averli in realtà in misura ben più ampia di quella che può essere la scala semplicemente geografica. E siamo chiamati a farlo per necessità e per impegni, appunto, internazionali che, appunto, di queste necessità fanno, come dire, se non virtù, ma insomma fanno impegno anche del nostro paese. Grazie mille. C'era anche, mi pare, Gianni Tartari, sì, che voleva intervenire. Sì, molto brevemente, una connessione con quest'ultima osservazione giustissima sugli obiettivi 2030. A contrasto di questa decisione diciamo dell'ONU di porre obiettivi ben chiari e stringenti per il 2030, al contrario di quello, l'Organizzazione Mondiale Sanità, nell'ultimo suo rapporto del 2019, a proposito delle microplastiche, dice che il problema non merita particolare attenzione ancora perché non è ancora ritenuto essere, non è, l'ancora ce l'ho messo io, non è ritenuto essere un problema che è ancora da approfondire, ma è un problema che possa influenzare larghe parti della popolazione rispetto a quelli che sono i problemi legati ai patogeni, eccetera, eccetera. Volevo fare richiamare questa cosa perché si parlava di problemi culturali e secondo me chi lo ha detto più volte lo declinava a livello locale, cioè fra di noi 20, 25, 30. Ma in realtà il problema il problema culturale non sta solo tra di noi, e quello che preoccupa sta ai vertici, cioè ai vertici in certe situazioni non hanno la più pallida idea di quello che sta succedendo. E questa è una cosa che mi fa molto arrabbiare. Poi, ecco, una cosa, un ultimissimo messaggio, molte cose che sono state dette prima le potete trovare nel volume Inquinanti Emergenti che è uscito ieri. Ieri abbiamo fatto questo webinar con 431 iscritti e 310 partecipanti all'inizio che sono diventati poi 157 dopo quasi 3 ore di discussione. Lo potete trovare andando sul sito del cluster. Ricordate semplicemente questa sigla, L2C, L2C, e alla voce success,
Stories, andate direttamente sulla pagina che vi consente di andare a scaricare gratuitamente questo volume di 249 pagine, in cui si trattano delle microplastiche, una visione locale e globale, il trattamento dei microinquinanti emergenti, eccetera, eccetera. E chiudo ricordandovi che nei nove limiti planetari, tra questi ce n'è uno che è quello dell'inquinamento chimico, che non è ancora stato stabilito, cioè non sappiamo ancora qual è il limite oltre il quale noi non avremo via di ritorno, come per il fosforo piuttosto che per l'azoto, eccetera, eccetera. Grazie. Benissimo, grazie. Come vedete, insomma, i contributi e le competenze messe a disposizione anche per questo patto sono tante, sono variegate, sono molto precise. Allora, vediamo se ci sono altri interventi, anche se non sono segnalati sulla chat. Siete liberi, invitati e sollecitati a intervenire. Se posso intervenire, certamente, prego. Del municipio 8. Sì, certamente. Volevo prima di tutto ringraziare lei, Gianni e l'Ambro Lucente per questa veramente webinar interessante e utile, perché può servire proprio da modello per altri municipi. Perché mi ha interessato molto quando si parlava del fatto che la documentazione di questo patto di collaborazione viene messa a disposizione di tutti via web. Questo è un modello che purtroppo, per esempio, nella mia zona non viene applicato. C'è, non so se avete presente, il Parco del Montestella, per esempio, nel municipio 8, dove è stato avviato, proprio in nome dei patti di collaborazione, un progetto di restauro del parco, il che va benissimo. Una cosa... Soltanto che l'iniziativa è partita dall'assessore allora al verde della zona, Enrico Federighini, il quale ha creato intorno a sé un gruppo privato, diciamo così, che ha gestito questo progetto e continua a averlo in mano e non ha ammesso altri gruppi che noi abbiamo chiesto, per esempio come comitato, varie volte insistentemente di poter perlomeno essere informati dell'andamento delle cose. La documentazione viene resa pubblica. E quindi io spero proprio che questa vostra iniziativa serva come modello per gli altri, ecco, un modello istruttivo. Ecco. Io vi ringrazio molto ancora. La ringrazio moltissimo e vedo che c'è già una risposta pronta per lei. Io il caso non lo conosco e quindi do volentieri poi di nuovo la parola alla dottoressa Vimercati, che l'ha chiesta. Colgo solo l'occasione, perché il suo intervento invece mi ha appunto ricordato, e poi magari ve lo ricorderà anche Gianni Pampolini, effettivamente la documentazione, poi al di là del patto ma delle iniziative, di quello che verrà realizzato, sarà poi segnaleremo tutte le varie i vari link specifici, però tendenzialmente al di là di quello che ovviamente comunicherà anche il comune, però senz'altro sarà disponibile sul sito dell'osservatorio Lambro, e magari poi vi mettiamo in chat anche il link esatto, sulla pagina Facebook e sul sito anche di Circola, che ripeto è socia dell'osservatorio, quindi contribuirà al lavoro dell'osservatorio, e cercheremo ovviamente di condividerlo il più possibile, insomma. Quindi altrettanto, se ci saranno proposte, richieste di partecipazione di qualunque tipo, saranno ben accette. Dottoressa Vimercati, prego. Allora, Donatella De Col è del municipio 8, vero? Allora, una notizia che potrebbe essere interessante: abbiamo presentato un progetto proprio per il territorio del municipio 8 in collaborazione con Gianni Pampurini del GREM, proprio sul tema dei beni comuni, tra cui rientra l'acqua, ma non solo. E in questo progetto saranno coinvolte le scuole anche, e quindi stiamo pensando di realizzare un qualche cosa di innovativo anche nel municipio 8. Il progetto l'abbiamo inviato alla regione, dal 15 ottobre dovremmo sapere se il progetto ci viene finanziato, viene approvato e finanziato, dopodiché partiremo.
Benissimo, benissimo. Allora a maggior ragione mi terrò informata e grazie se mi informerete tempestivamente. Certo. Grazie. Vedete come si fa rete e comunità anche attraverso queste iniziative, insomma. Benissimo, vi ringrazio. C'è qualche altra, a questo punto, anche segnalazione di servizio e di iniziative? Io se posso ne approfitto, Andrea Rolando, Politecnico di Milano, visto che c'è anche Antonella Bruzzese, che oltre che al municipio è anche collega al Politecnico. Nel corso che sto tenendo per il corso di laurea in urbanistica, città, ambiente e paesaggio, stiamo lavorando con gli studenti proprio sull'Ambro, quindi forse varrebbe la pena, lo dico anche ad Antonella, se riusciamo a fare un po' di rete dal fronte politecnico, perché so che di certo non siamo gli unici a lavorare su quel contesto e varrebbe la pena di mettere un po' a disposizione, forse anche un po' in rete, queste nostre attività. Quindi ci teniamo in contatto, insomma, dal lato politecnico, perché le scuole, è giustissimo, dovrebbero essere le scuole, soprattutto primarie e secondarie, che sono coinvolte in un progetto di lungo termine, ma anche i ragazzi che frequentano il Politecnico, giustamente, possono dare un contributo. Certo, certamente. Assolutamente sì, e quindi benissimo, grazie anche di questa disponibilità e di questo interesse che sicuramente credo poi l'osservatorio vorrà coltivare, insomma. D'altra parte aggiungo sempre, mentre qualcuno pensa e decide poi di intervenire, anche come associazione stiamo lavorando su alcuni beni comuni tra il municipio 8 e 9, anche con una scuola, insomma sarà bello mettere veramente in comunione queste iniziative, queste progettualità, perché stiamo parlando di cose che hanno, di iniziative, di progetti che hanno un filo rosso comune, direi assolutamente evidente, che molto spesso coinvolgono anche, almeno in parte, e oltretutto le stesse persone, quindi assolutamente fondamentale. Qualcun altro, possiamo ingaggiare qualcun altro ancora a fare? Se no poi chiederei a Gianni di fare una conclusione, ma lasciamo 2 minuti, di 2 secondi di riflessione a tutti. Nessuno interviene? Gianni, vuoi chiudere tu allora? Sei senza microfono però. Gianni, devi accendere il microfono. Eccoti. Ho sentito l'intervento di Andrea prima, che tra l'altro anche loro come Escape fanno parte dell'osservatorio, e proprio con lui avevamo ipotizzato la possibilità anche di utilizzare degli studenti che nell'ambito dei loro programmi di studio potessero magari fare delle segnalazioni lungo il corso dell'Ambro, perché da quello che ci diceva Andrea saranno impiegati proprio lungo questo percorso Ambro Lucente che abbiamo tracciato prima. Quindi questa qui potrebbe essere veramente un'altra possibilità notevole per coinvolgere anche le università e i ragazzi che studiano. Al di là di questo non mi sentirei di dire niente, se non che è stata molto bello, è stato un bello webinar, ha avuto un bel riscontro e soprattutto sono emersi tanti argomenti di interesse comune, che è un po' quello che è la linea che stiamo portando avanti tutto, anzi mi fa molto piacere che siano emersi questi aspetti, perché è quello che stiamo da tanti anni portando avanti noi, quindi vuol dire che qualcosa abbiamo fatto, ecco, inteso in questo senso non è stato inutile il lavoro che abbiamo fatto negli anni passati, insomma. Per il resto è un saluto a tutti, un arrivederci al prossimo, insomma. Infatti il lavoro non è stato tutt'altro che inutile, è stato importantissimo e fondamentale, quindi sono proprio felice e spero che, insomma, possa
continuare nel migliore dei modi. E allora, senz'altro vi ringraziamo davvero, abbiamo fatto anche più tardi di quello che avevamo promesso, e però vi diamo appuntamento, allora, se avete così tanta resistenza, no, se vorrete il prossimo webinar sarà la settimana prossima, il 27, sempre alle 5:30, entreremo più sul tema beni comuni, gestione. Ora abbiamo cercato di capire cos'è bene comune, l'acqua, eccetera, ma vediamo poi nella prossima puntata anche qualche dettaglio un pochino più pratico anche di cosa vuol dire poi gestire in condivisione un bene comune, in particolare un bene comune come il Lambro. Mentre il terzo appuntamento sarà, come è stato anticipato, dedicato espressamente al monitoraggio civico, e lì entreremo anche nel vivo di alcune esperienze analoghe per capire come potremo procedere. Quindi io davvero ringrazio tutti, ringrazio l'Osservatorio veramente in primo luogo, il Comune nelle sue varie declinazioni, nelle varie rappresentanze che ci hanno accompagnato anche oggi, tutti i relatori ovviamente, tutte le esperienze che abbiamo sentito, e tutti voi che spero comunque di rincontrare durante il cammino. Buona serata e a presto. Arrivederci a tutti. Complimenti. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Buona serata allora. Buona serata a tutti. Buona serata. Eccolo qua.